Si chiamava Victoria Averina, aveva 17 anni di età, era molto giovane e sarebbe stata trovata morta in un cantiere abbandonato nella città di Aragensk, ci troviamo in Russia. Dai segni sul corpo sarebbe molto chiaro che prima della morte la ragazza sarebbe stata torturata. In buona sostanza, un gruppo di bulle avrebbe fatto fuori questa amica perché sarebbe stata giudicata come troppo attraente. La ragazza sarebbe stata sfregiata con un vetro sul corpo, diversi segni di violenza fatti prima che potesse morire strangolata. All'inizio la polizia pensava che si trattava di un maniaco sessuale, il cerchio dei sospetti però si è stretto fino ad arrivare alle amiche della fanciulla, due ragazzi di 16 anni. Tuttavia, durante l'interrogatorio, le due fanciulle hanno confessato di averla fatta fuori brutalmente, facendo sapere che lei si credeva più bella di loro. E ciò avrebbe creato il bullismo in loro, che avrebbe, diciamo così, sfociato nella violenza fisica sulla fanciulla in questione. Violenza che poi si è tradotta nella morte della fanciulla che non ce l'ha fatta. Vi ringrazio infinitamente per la visione, per l'ascolto. L'invidia è una delle brutte bestie di questo nostro pianeta. Mi dispiace dirlo, e l'invidia, infatti, è quella che serpeggia nella storia che vi ho poc'anzi trasmesso. Un caro saluto a voi, Vittoria Averina, riposi in pace, amen.